sunset fuori Odisca, grandi emozioni, aneddoti per il grande appuntamento del Club Napoli Ischia con l'Isola Verde che si tinge d'azzurro. Diciamo che per noi questo è l'inizio della nuova stagione calcistica, noi ci mettiamo presso a poco un anno per organizzarlo, infatti già stiamo pensando al prossimo perché sarà pure complicato da organizzare, sarà anche dispendioso, però poi quando ti dà queste soddisfazioni ti dà anche lo stimolo per andare avanti e per continuare a farne altri. Noi cerchiamo di fare sempre uno step in avanti di anno in anno, cerchiamo di fare il possibile anche se è difficile pensare che tutte le persone che noi invitiamo possano venire per impegni lavorativi, però ci mettiamo già dei paletti per l'anno prossimo e speriamo di poter migliorare ancora di più, anche se devo dire la verità, quest'anno aggiungendo Savoldi e Carnevale alla nostra, tra virgolette, collezione di ospiti avuti sull'isola, abbiamo fatto, secondo me, uno step elevatissimo. Due colpi da 90, Antonio, correggimi se sbaglio, erano loro i sogni di quest'anno, il sogno del prossimo anno quale sarà? Diciamo che il sogno del prossimo anno è il sogno che inseguiamo già da 3 anni ed è Antonio Carega. Sarà un po', diciamo, complicato averlo per questioni logistiche, vivendo lui in Brasile e seguendo da molto vicino le dinamiche del calcio, non è sempre disponibile. Ci abbiamo provato anche quest'anno, però abbiamo una promessa per l'anno prossimo. Speriamo di riuscire ad accontentare un'altra fascia di tifosi innamorati pure di Antonio Carega. Possiamo dire però è un segnale di ripartenza, sì. Che il Covid è finito, è tornato questo evento, quindi siamo felici prima di tutto per questo. E chi più di voi che ci accompagnate, ecco, da tutte le edizioni, si può dire, ne può essere dimostrazione. Sì, ormai non ne potevamo più, avevamo voglia di fare di nuovo il nostro evento, perché per noi, oltre ad essere una pubblicità per il club e per l'Isola Dischi, è proprio un modo per fare nuove amicizie, perché contrariamente a ciò che ti può dare un giocatore del momento, noi con loro dopo diventiamo amici, ci sentiamo durante l'anno, abbiamo la possibilità di vederci, di condividere tante cose. Cose senza che alcun tipo di paletto. Senza alcun tipo di paletto, perché ecco, molti nostri soci ci chiedono come mai non invitate i giocatori, perché molti non sanno le dinamiche dei contratti ai quali sono legati i giocatori, anche noi avremmo piacere ovviamente, però ti assicuro che, anzi vi assicuro, che le soddisfazioni che danno questi personaggi magari non le danno i giocatori attuali. Possiamo dire che sono un esempio i Savoldi e Carnevale anche per le giovani generazioni. Sì, ma sicuramente, ma anche se molti non li conoscono, ma già il fatto di poter avere la fortuna di ascoltare alcuni aneddoti di quando loro giocavano a calcio è un qualcosa che ti arricchisce in una maniera esponenziale, proprio perché ti fanno capire i veri valori del calcio di una volta, a differenza di questi attuali legati soprattutto ai soldi, ai contratti e non più alla maglietta, così come avveniva quando loro giocavano ai loro tempi. E per noi, vi ripeto, per noi è una soddisfazione immensa, perché ci lavoriamo, ci sacrifichiamo per questo evento, però ecco, sono delle soddisfazioni bellissime. Ischia è viva perché abbiamo visto Ischia, l'isola piena di turisti. Ischia è vivissima, dobbiamo dire davvero grazie perché l'isola è già piena. Quest'anno con l'aggiunta di Procida Capitale molti turisti da lì si spostano sulla nostra isola per visitarla ancora di più e quindi contrariamente agli altri anni siamo in piena estate, quindi sarebbe stato bello poter ospitare anche molti turisti, però La terrazza che è splendida, anzi approfitto per ringraziare il mio carissimo amico Stani Verde che con la sua ospitalità ci ha messo a disposizione una terrazza stupenda per fare questo evento. Però come ti dicevo prima, di anno in anno cerchiamo sempre di migliorare e di fare le cose per bene. Noi abbiamo avuto una notizia di mercato, però abbiamo saputo che il club sarà di Mauro Folgata, quindi scoprirete il Trentino quest'anno. Sì, quest'anno personalmente lo scopro per la prima volta perché solitamente vado a Castel di Sangro. Quest'anno con una bella delegazione del direttivo saliremo su per 5 giorni, cercheremo di assaporare che poi quella è l'essenza della stagione, il ritiro, dove tu magari puoi incontrare il calciatore e scambiare
una parola, farti una fotografia, contrariamente a quello che si fa durante l'anno, e quindi proveremo anche il ritiro di Di Maro. Il Napoli è tornato in Champions League, però il tifoso del Napoli ha sempre il sogno nel cuore, chiamato Scudetto. Sì, è vero, anche io, chi è che non ce l'ha il sogno nel cuore? Anche io tutte le domeniche vado a Napoli a cantare la canzoncina. Però mi rendo conto che oggigiorno è difficile perché gli investitori sono tantissimi, aumentano sempre di più, e la fascia è diventata molto alta delle concorrenti, quindi cerco di essere anche non solo tifoso ma anche obiettivo, e capisco che comunque non è semplice fare quello step ulteriore per metterti a livello di alcune società che hanno dei capitali alle spalle che rispetto alla famiglia De Laurentiis sono di tutt'altra categoria. Però la nostra prerogativa è quella di tutti i ragazzi del club, io cerco di dirlo sempre, è di non tifare pro o contro De Laurentiis o pro o contro l'allenatore. Noi dobbiamo essere un gruppo compatto, andare avanti a tifare per la squadra, poi è quella che ti dà le soddisfazioni, ti dà anche i dolori, però alla fine si gioisce per quello, non per un giocatore o per un presidente. Ringrazio anche tutti i vari tifosi del Napoli, sportivi e non, che sono venuti qui questa sera alla terrazza del Royal Sunset per questo evento estivo edizione 2022. È stata un'edizione molto emozionante perché comunque abbiamo avuto tra noi la storia del calcio Napoli, comunque una storia degli anni bui con Oscar Magoni, che è una persona fantastica, una persona che comunque veramente mi ha colpito dall'A alla Z, veramente una persona eccezionale, da un bergamasco, perché lui è bergamasco. A Napoli inizialmente prendi un po' di diffidenza nel rapporto, ma Napoli gli è entrata nel cuore, a lui, alla sua famiglia e poi tutti anche gli altri ospiti, che comunque avere Andrea Carnevale qui tra noi, avere Peppe Savoldi, mister 2 miliardi, qui tra noi, Luca Altomare ormai è di famiglia qui, poi c'è anche Gianluca Savoldi che è comunque stato qui diverse edizioni e comunque abbiamo sempre il piacere. Nel mondo ce ne sono ancora tantissimi, anche italiani, che non conoscono Ischia. Ma la cosa principale è far rivivere momenti che hanno condiviso questi personaggi importanti nel mondo del calcio, l'hanno ricondivisi in uno spogliatoio, quindi rivivere aneddoti, sentire tante cose che comunque dopo 20 anni magari hai la possibilità di sapere, di conoscere, è una tanta roba. Voi sicuramente la parte più bella di questo gioco, voi siete un club molto attivo anche non solo in questa occasione ma anche durante tutto l'anno, ci sarete anche a Di Maro Folgarida per il ritiro estivo. Cosa devono aspettarsi coloro che amano la maglia azzurra, come l'hai definita tu, in vista della prossima stagione calcistica? Cosa farà il club Napoli? Allora, la prima cosa, Simone, io penso che il napoletano deve vivere comunque di emozioni che vengono regalate in primis dalla tifoseria, che è una tifoseria unica, specialmente le due curve sono l'anima pulsante del Napoli, quindi la prima cosa è quella. La cosa bella sarebbe poter rivedere nuovamente le coreografie che vedevamo in curva A, curva B, tutto il popolo festante. Questa è la cosa più bella, che ci auguriamo di rivedere presto, e sperando che magari la società, spero con De Laurentiis o che non sia De Laurentiis, ma l'importante è che il Napoli possa salire sempre quel gradino che gli manca per arrivare in alto. Questa è la cosa più bella. La cosa più bella è regalare un trofeo, un qualcosa di importante a un popolo che merita tanto per come tratta i calciatori, per come li osanna, per come li incita e per come regala emozioni la domenica o il sabato quando gioca il Napoli allo stadio. Cioè, questa è la cosa più bella. Poi per quanto riguarda il mercato si dicono tante voci e le voci, fin quando non si vede la firma del contratto, purtroppo è meglio non parlare, quindi o cessioni o acquisti o rinnovi di contratto. Io spero nei rinnovi, in possibili notizie che magari possono rallegrare il popolo napoletano, però bisogna aspettare i tempi tecnici e il momento giusto per fare questo. A Dell'Orfeo piacerà
l'isola d'Ischia, ma sicuramente piaceva a Diego Armando Maradona e voi chiaramente l'avete ricordato in tutte le forme con il clip. Per te, Michele, che rappresentava e rappresenta ancora Diego Armando Maradona? Diego Armando Maradona è stato il più grande dio del calcio di tutti i tempi, che ha regalato gioie e dolori sia in campo e fuori dal campo. Comunque era molto ma molto generoso, aiutava sempre tutti, da persone che comunque mi è stato raccontato, da persone che vivevano vicino a lui. E la cosa più bella è che l'abbiamo avuto a Napoli e che ci ha regalato quelle grandi emozioni che in nessun'altra piazza al mondo penso che nessuno poteva vivere. Questa è la cosa più bella. Poi voglio ringraziare, per concludere, voglio ringraziare la pasticceria De Vivo, il nostro Daniele che fa parte del nostro direttivo, che ci ha regalato una torta fenomenale, come avete potuto vedere, e poi il DJ Pasquale Monti, e i due fotografi Andrea Cortese e Pino Morgera, che ci hanno regalato i vari scatti. Domenico May, Club Napoli Campobasso, ma è una delle anime di questo evento. Sinceramente mi ha colpito molto il discorso del presidente Michele, perché ha sottolineato l'amicizia che è nata in questi anni, l'amicizia con te ma anche con dei calciatori che sono diventati fedelissimi. Quindi noi anche con Simo diciamo che ogni anno questo evento dovrebbe essere un esempio, perché noi ogni giorno vediamo un altro calcio. Purtroppo il calcio moderno ci porta all'allontanamento dalla passione. Guarda caro Antonio, io non ti vorrei confidare cose che possono sembrare, non dico antisportive, magari non un esempio per i ragazzi, però rispetto a un calcio di cui mi ricordavo, negli anni di questi calciatori, soprattutto che porto come Luca Altomare, André Cruz l'anno scorso, Igor Protti, era un Napoli che ha raccolto poco sotto il punto di vista dei risultati, ma tanto sotto il punto di vista umano. Sono delle persone prima che dei calciatori, sono dei campioni. Non vedrete mai il grande campione ad un mio evento in collaborazione con loro che non sia anche un grande uomo. Anche Oscar Magoni è stato una sorpresa in questo evento, sempre magari l'abbiamo visto abbastanza posato, abbastanza serioso, invece poi quando si trova in un contesto dove capisce di avere a che fare con persone che amano, no, tantissimo quello che fanno, dice voglio far vedere anche una parte di me che magari in un contesto più serioso non farei vedere. E quello che tu hai detto è una cosa molto bella, mi è stata riconosciuta stasera da un campione, da Franco Porzio, che mi ha salutato, mi ha fatto commuovere, mi ha detto grazie per quello che fate. Cioè non c'è nient'altro da aggiungere, vuol dire che raggiungi un obiettivo. Non ti nascondo che abbiamo avuto delle difficoltà enormi quest'anno, ti dico anche una chicca, doveva essere presente qui Antonio Carega quest'anno, per motivi personali non è riuscito, avevamo trovato accordo su tutto, capisci che lì parliamo dopo Maradona, c'è lui. Ci siamo impegnati per una prossima, anche se le generazioni hanno capito di chi era Antonio Carrega. Lo so, però noi per pescare gli uomini dobbiamo andare nel passato, perdonami. Io non conosco nessun calciatore attuale, ma perché io il calciatore del Napoli lo devo conoscere dopo l'epoca Napoli, lì si vede l'uomo, adesso non riesci, a parte che saprai benissimamente i vincoli che loro hanno con i contratti che questa società impone, quindi anche non hanno una libertà di movimento semplice. E io mi chiedo, ma qualcuno attuale? No, perché quando vivono il Napoli non riescono anche per le pressioni che hanno ad essere loro stessi. Invece poi scopriamo gente come Carnevale che si emoziona per una foto, gli ho fatto un omaggio perché abbiamo coniato una moneta di Maradona noi in Molise, e pochissimo, una tiratura limitatissima, e lui si è emozionato vedendolo. Non penso che ci sia qualcosa da poter regalare ai giocatori attuali che non hanno, che gli possa suscitare questo tipo, perché sono, scusa se lo dico, sono un po' viziati, hanno un po' tutto, e soprattutto nell'ambiente Napoli hanno delle sono limitati in quello che potrebbero fare al di fuori della società, della concezione della società, che non ci consente di poterli insomma avere con noi liberamente. Ecco, questo è quanto. Vi ringrazio, è stato un onore per me ospitare il Club Napoli e i calciatori che hanno fatto la storia del Napoli. È stato un momento emozionante anche perché per chi come me ha vissuto le gioie degli scudetti del Napoli, di vedere qui Andrea Carnevale è stata un'emozione indescrivibile. I due Michele, che erano il presidente e il vicepresidente, sono ospitati in tutto, perché da anni hanno deciso di impegnarsi attraverso lo sport per la conoscenza dell'isola Ischia, che non ha bisogno di presentazione. Però noi vogliamo sapere la salute dell'isola dopo la pandemia. La salute dell'isola fortunatamente
siamo in ottima salute, una grande ripresa, e questi eventi fanno bene alla ripresa del turismo, fanno bene al buon nome di Ischia e fanno bene anche a noi tifosi, che siamo felicissimi di fare questo connubio sport e turismo. Testa, alla prossima, l'anno prossimo. All'anno prossimo, e mi auguro che sceglierete ancora la nostra location per questa sera. Vi rimasto la sera. Grazie. Io Ischia già la conoscevo, ai tempi di Napoli insomma venivo abbastanza spesso. Erano 10 anni che non venivo e quindi insomma mi ha fatto molto piacere l'invito del club e sono molto onorato di essere insomma qui in mezzo a voi, e volevo anche ringraziare un po' il presidente del club e tutti gli amici che ho visto insomma, che non vedevo da tanto tempo. E beh, Ischia insomma è bellissima, chi non piace? Io ho vissuto tantissimo, tante emozioni anche qui a Ischia, quindi insomma mi ha fatto molto piacere. Che rappresenta per Andrea Carnevale non Maradona, perché Maradona è il Napoli? Ma per me ha rappresentato tutto, perché il Napoli mi ha dato le vittorie, mi ha dato il successo, la fame e le vittorie. Delle vittorie, quindi insomma mi ritengo un ragazzo fortunato e devo sempre ringraziare il Calcio Napoli, perché insomma mi ha permesso oltretutto di andare anche in nazionale e fare un mondiale. Posso dire che lei era già un giocatore moderno per le sue caratteristiche? Sì, sì, assolutamente sì, perché insomma io indossavo sempre la maglia numero 9, poi avevo due grandi bomber come Giordano e Carega, quindi mi sono accontentato anche del 7, però effettivamente sì, 33 anni fa insomma era un giocatore moderno, perché Dio mi ha dato anche il dono di avere un piedino abbastanza diciamo educato, e quindi sapevo giocare anche a calcio. Ma stare vicino a un grande campione o un grande campione, uno insomma lo devo citare, e Diego Armando Maradona, insomma ci voleva la massima concentrazione per giocare a fianco diciamo a un grande del calcio mondiale. Il ricordo di Maradona è sicuramente indelebile nel cuore di tutti noi, nell'animo di tutti noi. L'abbiamo visto spesso ultimamente, ovviamente purtroppo mi viene da dire, al centro di numerose iniziative per Maradona. Ha mai pensato insieme a qualche vecchio compagno di squadra di riportare in vita, di fare qualcosa per il Centro Paradiso, che è al centro, chiedo scusa per il gioco di parole, di numerose diatribe? Ma ci sono alcuni compagni miei che ne abbiamo anche parlato tempo fa, e sì, quello è un centro che secondo me è un monumento del calcio, perché insomma c'è la storia del calcio Napoli, c'è la storia di un grande campione che si chiamava Diego Armando Maradona. Io l'ho visto attraverso le foto, mi sembra un po' abbandonato. Se fossi un presidente in questo caso del Napoli, farei un museo, perché lì insomma c'è un po' la storia del calcio Napoli. Gli eventi del Club Napoli Ischia appunto ci raccontano di storia di umanità, e ne abbiamo ascoltato un altro oggi. Questo viaggio papà e figlio insieme, perché è Gianluca che ha portato il bomber qui, lo dobbiamo dire. È di solito il padre che porta il figlio, stavolta è stato il figlio che ha portato il padre. Ma quella battuta che ho fatto prima è vera. Non so da quanto tempo io non dormo con mio figlio, no? Mio figlio dormiva quando era piccolino, che no, io e mia moglie lo si teneva in mezzo al letto, no? E così. Non è mai più successo, è successo in questi 2 giorni che sono rimasto qui a Ischia. E quindi Ischia mi ha dato ancora, e voi come club mi avete dato questa possibilità di poter dormire una volta con mio figlio. Cioè delle cose eccezionali, delle cose molto emozionanti. Cosa resta dell'incontro con gli amici del Club Napoli di Ischia? Ma io sono rimasto sorpreso, no? Sono rimasto sorpreso. A parte che vi devo dire, io sono già socio onorario del Club Napoli Bergamo Azzurra, e mi ha dato la tessera numero 9. Io l'ho apprezzata, eccetera. Poi io sono diventato socio del Club Napoli di Santa Maria Capovetere, perché
Rosario, che è il presidente, va bene, è, e devo raccontare tutta la storia, perché sennò non riuscite a capire, no? Perché lui ha sposato la mia figlioccia. Io ho una figlioccia, capito? Che è di Santa Maria Capovede, che è la figlia di un mio carissimo amico. Questo per dirti i rapporti, che io ho con Napoli e dintorni, o comunque tifosi del Napoli che sono molto vicini alla fede azzurra. Napoli resta nel sangue, quindi praticamente. Bravo, ecco, l'hai detto tu, ecco. Quindi Napoli è dentro di me, insomma, ecco. Ti chiamavano Mago, nel Napoli c'è un giocatore che lo chiamo il Mago, è andaluso, si chiama Fabian Ruiz, è scadenza 2023. Ma nel calcio di oggi, proprio perché tu fai il direttore, ci dobbiamo abituare ai calciatori che vanno in scadenza e quindi i presidenti che dicono è meglio che me lo tengo un altro anno? Non è il Napoli che chiede la luna. Allora, le società sono tutte in difficoltà, partiamo da questo presupposto, anche le più grosse, anche quelle del nord, anche la Juventus ha problemi grossi di bilancio. E gli azionisti non vogliono più mettere soldi nel calcio, vorrebbero che il calcio potesse autoalimentarsi. Il Milan ha dimostrato che sta raggiungendo questo equilibrio. Dunque giocatori, diciamo, giovani, giocatori di diciamo, non affermatissimi, magari di meno nome, giocatori che costano meno, che però rendono tanto. E il Milan ha intrapreso questa strada e la sta portando avanti molto bene. L'Inter negli ultimi due anni si è riuscita a fare la squadra autoalimentandosi, naturalmente perdendo Hakimi, Lukaku, cioè deve vendere prima di comprare. Dunque tutto sta nel vendere bene e comprare bene. Detto questo, anche il Napoli deve cercare di ottimizzare quelle che sono le sue possibilità economiche, dunque è proprio un sistema del calcio italiano che in questo momento ha questa difficoltà, dunque i giocatori più bravi sono destinati ad andarsene, i giocatori importanti non vengono più nel calcio italiano, il calcio italiano non è più appetibile a un certo livello e bisogna andare sulle, fra virgolette, seconde scelte, le migliori seconde scelte. E questo è quello che deve fare il Napoli, che sta facendo, che ha fatto il Milan. Il Milan ha rinunciato a Donnarumma per prendere un portiere che sembrava non così prestativo e invece poi si è dimostrato un portiere fortissimo. Ecco, questo è l'esempio, dico, è proprio il primo esempio che mi viene in testa, perché è inutile spendere 12 milioni per Donnarumma quando puoi avere il portiere con 3 milioni e mezzo. Però ha fatto l'ultimo anno al Milan e poi è andato via, come è capitato per Insigne, come è capitato per Messi. Quindi questa è una strada oggi. No, non è una strada, sì, è una strada, ma purtroppo se i giocatori, se gli agenti dei procuratori pensano che nel calcio in questo momento qui si possa solo chiedere, non capiscono bene che il momento della vita che c'è in questo momento qui. Dunque i procuratori giustamente devono fare la loro professione e devono provare a far guadagnare più soldi possibili ai calciatori, bisogna però vivere in una realtà che è quella del calcio d'oggi e naturalmente se non puoi guadagnare i soldi in Italia li puoi guadagnare all'estero. Il caso Insigne insegna che ci sono delle società disposte a fare follie per i calciatori, dunque quando tu combatti contro una società che mette molti soldi su un calciatore e tu non te lo puoi permettere, è inutile perseguire quelle strade, è meglio andare in scadenza e ognuno poi prenderà la propria strada, le proprie fortune, la società cerca subito altri giocatori di un altro profilo e quei giocatori vanno in scadenza e vanno a fare la loro carriera da un'altra parte.